ha l'abitudine di guardare il cielo conosce bene quel puntino molto luminoso che compare all'alba e al tramonto, spesso scambiato per una stella. È in realtà il pianeta Venere, il più vicino a noi, quello che maggiormente assomiglia alla nostra Terra e anche il più inospitale dell'intero sistema solare. E dire che nell'antichità venne battezzato Venere proprio perché attraente come la dea dell'amore, ma all'epoca ancora non erano note le sue caratteristiche infernali, dalla temperatura infuocata alla pressione che schiaccia il suolo. A dire il vero, di Venere molto è ignoto anche adesso. La NASA ha così deciso di partire con una nuova missione esplorativa dal profetico nome di Veritas. Per indagare la natura più profonda di Venere si affida anche all'Italia, che grazie a una collaborazione tra Agenzia Spaziale Italiana e Jet Propulsion Laboratory sarà responsabile di 3 strumenti, come ci ha raccontato Barbara Negri, responsabile dell'unità volo umano e sperimentazione scientifica dell'Agenzia Spaziale Italiana. Che cosa cerchiamo su Venere con la missione Veritas? Cosa andiamo a studiare? Allora, Venere è un pianeta molto interessante e poco studiato. Ha avuto un percorso evolutivo diverso da quello della Terra, e che lo ha portato ad essere uno dei pianeti più inospitali di tutto il sistema solare. Questo perché ha una, essendo in teoria simile alla Terra per dimensioni e massa, però ha un'atmosfera molto densa, composta in gran parte di anidride carbonica e di nuvole di acido solforico, che creano un effetto serra fortissimo che innalza la temperatura fino a oltre 400 gradi centigradi. Quindi sicuramente questo è già un dato di un ambiente inospitale. E poi anche una pressione al suolo, che è sempre dovuta a queste condizioni del pianeta, che è quasi 100 volte maggiore di quella terrestre. Quindi l'idea è capire come mai Venere si è evoluto in questo modo. Qual è il ruolo dell'Italia nella missione Veritas? Cosa farà l'Italia? Allora, l'Italia è partner della NASA, del JPL, che ha la responsabilità di realizzare questa missione, e ci hanno chiesto una collaborazione su una parte importante di strumentazione scientifica e di sottosistemi di servizio. Il JPL e la PI, la professoressa Smerak, ci hanno chiesto di fornire come sottosistema di servizio l'antenna ad alto guadagno, che è un prodotto ben conosciuto dal JPL, perché è un'antenna sviluppata da Thales Alenia Space di grande livello, cioè ormai è un prodotto ben piazzato, ben noto. E ci hanno chiesto poi anche la 2 strumenti, quindi la partecipazione alla realizzazione del radar di tipo SAR, sulla base dell'esperienza del radar sviluppato sempre da Thales per Patron Skynet. Noi in particolare faremo la parte a radiofrequenza del radar. E poi la fornitura del trasponditore integrato, che è sempre un altro sottosistema fondamentale sviluppato in Italia da sempre da Thales, con PLR molto alto 6, che viene usato come sia per le telecomunicazioni, ma è soprattutto utilizzato per fare l'esperimento di radioscienza, che è la parte in cui l'Italia ha una leadership scientifica ben riconosciuta nel mondo a livello mondiale, che serve per determinare i campi di gravità dei corpi celesti che vengono esplorati. Noi siamo riconosciuti dalla NASA come il partner preferenziale per le missioni di esplorazione del sistema solare. Questo sulla base della grande esperienza della nostra comunità scientifica, dell'alto valore
della strumentazione realizzata dalla nostra industria. La missione dovrebbe partire tra il 2026 e il 2028 e ci aiuterà a capire come sono andate le cose, qual è stata l'origine del nostro sistema solare e quali sono stati i fattori che hanno determinato le differenze notevoli tra pianeta e pianeta e magari che tipo di futuro attende la Terra.